Buongiorno, benvenuti in un nuovo video. Come state? Spero stiate tutti bene. Io l'altra sera ho mangiato, stavo guardando un film, ho mangiato i popcorn insieme ai bambini e mi si è rotto un molare. E quindi dovrò andare dal dentista, purtroppo che è una cosa che non mi piace fare in assoluto, però mi tocca. Mi è arrivato il pacchettino che ho ordinato sul sito di Biolindo, quindi con l'ordine dei detersivi che volevo provare. Ho preso anche la mia solita pasta al limone, questa qua, che adoro, ma lo sapete già tutti. Dentro è fatta così, con la sua spugnetta, ed è il top per l'acciaio, per il bagno, per le scarpe, per un sacco di cose, insomma, è utilissima. Poi ho preso. Mi sono ricordata che la Method fa questo detergente per il bagno che è anche anticalcare. Non è il Via Cal, però è un buon sostituto bio, quindi tenetelo presente. Vi lascio qui sotto i link ai prodotti che ho acquistato, non a tutti, ma adesso vi spiego, ai prodotti che ho acquistato sul sito di Biolindo, così se volete andarli a vedere l'inci, insomma queste cose qua, potete andare direttamente dal link. Quindi questo qui. E poi ho preso quell'anticalcare di cui vi ho parlato nello scorso video, quello di Planet Pure, della stessa azienda che fa la pasta al limone per pulire. E l'ho già provato questo. Allora, diciamo che adesso poi ve lo faccio vedere perché tanto devo fare una leggera pulizia del bagno, quindi ve lo faccio vedere in azione. Per il calcare non fa granché, diciamo, l'ho fatto anche agire un pochino, no, non lo toglie. In più ha un odore terrificante, cioè una roba. Sul subito quando lo mettete, la profumazione è lime e menta, appena lo mettete e andate a pulire fa un pochino di mojito, per capirci, quindi sa un pochino di lime e menta. Quando va ad asciugarsi, prende un odore, ragazzi, che è terribile, cioè veramente sa di bagno pubblico, non so come dire, non voglio dirvi il termine perché non mi piace e non è carino, però sembra proprio di entrare in un bagno pubblico sporco, per capirci. Quindi veramente una roba indecente. Non so se lo userò ancora perché è davvero una caratteristica che non, no, non ce la faccio. Non ce la faccio. Quindi magari lo terrò da utilizzare per fuori, non lo so, per pulire i marmi, dove comunque questo odore che ha non si sente così tanto come dentro il bagno di casa, che non mi piace. Comunque, non so neanche se lasciarvi il link sotto, non sapevo neanche se parlarvene. Perché io sinceramente non ve lo consiglio. Adesso ve lo faccio vedere comunque in azione, anche se poi dovrò lasciare le finestre aperte. Però io ve lo sconsiglio solo per il fatto di questo odore che ha, che è a mio avviso terribile. E poi comunque anche l'anticalcare non è un granché. Mentre questo qui ve lo consiglio fortemente perché profuma di menta, se non sbaglio. Sì, è un profumo così. Sì, menta. Eucalipto e menta. Dà quella sensazione di fresco, pulito, mi piace. E in più anche la funzione anticalcare non è male. Ripeto, non è Via Cal, però è un ottimo sostituto per chi vuole utilizzare solo prodotti bio. Anche sul fatto dei prodotti bio, prodotti chimici, aprirei una piccola parentesi perché i prodotti bio sono salvaguardano l'ambiente, insomma, quindi ci aiutano a preservare il nostro ambiente senza inquinarlo troppo. Vanno bene per chi è a casa e può pulire giornalmente gli ambienti. Per chi invece lavora e magari è fuori tutta la settimana e si dedica alle pulizie, un giorno sì e un giorno no, un giorno sì e due no, non lo so,
non sono i detergenti adatti, perché comunque non hanno quel potere pulente che hanno invece i prodotti che sono un po' più chimici, insomma. Quindi bisogna un attimo capire ognuno come mantiene la pulizia nella propria casa. Per me, che al momento sono a casa in smart working e quindi riesco a dedicarmi un po' di tempo alle pulizie di casa e a mantenere comunque sempre pulito, vanno bene, perché comunque usandoli tutti i giorni non è mai sporco da dire che hai le incrostazioni e quindi questi qui vanno benissimo. Mentre per chi pulisce meno spesso ci vuole un prodotto un pochino più efficace, che potrebbe essere, che ne so, il Viacal o il Vicinet. Questa è una piccola parentesi, perché bisogna comunque tenere conto di tutte le varianti che una persona ha a casa sua. Quindi niente, vi faccio vedere i due prodotti in azione, vi faccio vedere anche i metodi, magari uno su un lavello e uno sull'altro, così vedete la differenza. Questa qui, che ve lo dico a fare, non ve la faccio neanche più vedere, perché tanto l'avete vista in un milione di video, ve ne parlo sempre, ma è veramente il top. Questa qui, anche per il calcare, è eccezionale. Sia sulla rubinetteria che sulle porcellane, va da Dio. Parto subito con il detergente di Planet Pure, lo spruzzo sul lavello e sul rubinetto, lo lascio agire per un paio di minuti circa, dopodiché con una spugna lo vado a strofinare e a togliere. Diciamo che se si parla di pulito, pulisce bene. Se si parla di funzione anticalcare, secondo me, non ha nulla a che vedere con l'anticalcare. In più ha questo forte odore che è davvero sgradevole. Quindi, sinceramente, questo prodotto io non lo consiglio a nessuno. Come potete vedere, il risultato non è male, solo che ha lasciato tutto questo alone di calcare che invece normalmente il Viacal si porta via. Sull'altro lavello utilizzo Method, detergente per il bagno anticalcare, come ho detto la profumazione di menta ed eucalipto, molto buona, lascio agire anche qui un paio di minuti, dopodiché lo vado a strofinare con una spugna e lo tolgo. In questo caso la rubinetteria è rimasta molto pulita e brillante e ha tolto anche le varie macchie di calcare che c'erano presenti nel lavello. Quindi tra i due prodotti, se dovessi consigliare un anticalcare detergente per il bagno, di sicuro vi consiglierei Method perché è veramente un buon prodotto. Ripeto, non è un anticalcare al pari del Viacal, ma comunque toglie il calcare, lascia le superfici lucide e pulite e quindi direi che oltre al fatto che è anche bio, è un buon prodotto. Allora, visto che sono un po' infreddolita, vado a farmi questo tè verde con matcha che è buonissimo ed ha la giusta carica, tra l'altro. Quindi vado col tè. Io mi sono messa il mio orsetto perché fa un freddo terribile. E quindi solo la maglia era un pochino troppo leggera. Quindi mi sono messa anche sopra il mio maglioncino della montagna, anche se non siamo in montagna, ma mi torna sempre molto comodo. Infatti ce l'ho sempre nello sgabuzzino, così quando freddo me lo metto su. Mi bevo la mia tisanina. Io queste tazze le sto amando alla follia. Adesso ho scoperto che ci sono anche quelle per il caffè. Non le devo comprare, non devo. No, allora dovrebbe arrivarmi tra l'una e le 2:30 forse un pacchetto che ho comprato delle cosine, dei vestiti su Zalando, perché se devo aspettare che riaprano i negozi, ciaone.
Quindi ho fatto un po' di acquisti, visto che su Zalando c'è comunque la marca di vestiti che io compro dalle sorelle Ramonda, che è la Only, non so se ne avete mai sentito parlare. C'è anche su Zalando, so già la taglia che devo prendere e quindi ho fatto che fare acquisti direttamente sul sito. E quindi dovrebbero consegnarmi il pacchetto, se mi arriva all'orario prestabilito vi faccio anche l'unboxing e magari vi faccio anche un po' un try on haul, così vi faccio vedere anche come si stanno addosso, se qualcuno magari è interessato a fare degli acquisti online o se vi piace comunque questo tipo di abbigliamento, almeno potete vederli indossati, quindi vi fate un'idea un po' più chiara di come stanno addosso i vestiti. E basta, adesso vado a bermi la mia titanina così mi scaldo un pochino e se intanto arriva il corriere poi vi faccio vedere l'unboxing di Zalando. Allora, eccoci arrivati al try on haul. Ho preso innanzitutto questi jeans che mi piacevano tantissimo per il fatto che hanno questa chiusura con i bottoni che rimane in obliquo, mi piaceva veramente tanto. Sono molto comodi, larghi il giusto, mi piace il fatto che sotto non abbiano l'orlo ma siano sfrangiati. Sono proprio come me li aspettavo, sono molto contenta. Poi, visto che era iniziato il caldo, io mi sono lanciata verso la primavera estate e adesso è tornato il gelo, è colpa mia, sappiatelo. Ho preso un paio di canotte, questa qui è un bianco beige a costine, molto carina, molto morbida, si può portare sia sopra i pantaloni che all'interno. E poi ne ho presa un'altra uguale ma di colore grigio, questa anche mi piace tantissimo, è molto bella anche da mettere con una giacca oppure con una camiciona di jeans sopra, diciamo che è abbastanza versatile. Altra maglia che mi è piaciuta tantissimo e devo dire che è veramente molto molto bella è questa qui, manica tre quarti, guardate sulla schiena che carina, bellissima. Quindi ha lo scollo a barchetta sul davanti mentre dietro questo scollo profondo sulla schiena che mi piace davvero tantissimo. Per ultimo ho preso questa felpa garzata, leggera per la primavera, mi piaceva tantissimo questo color petrolio e il tessuto è veramente bello, è molto comoda, abbastanza abbondante, è una S, mi piace davvero tanto. Allora, io sono molto soddisfatta dei capi che ho acquistato, sono tutti molto belli, mi sono piaciuti davvero tanto tanto tanto, anche i jeans nonostante appena li ho aperti mi sembravano enormi, invece mi piacciono proprio tanto, mi piace come vestono, mi piace il fatto che siano dritti fino giù, tutti sfilacciati e alla fine sì, voto 10 alla mia spesa di vestiti. Vi ho detto che la marca di vestiti che prendo su Zalando è Only, però in questo caso ho preso tutto fuorché quella marca lì, ne ho prese un po' di diverse e mi è andata bene. Sinceramente non me ne sono accorta perché seleziono sempre come filtro la marca che di solito acquisto. Si vede che questa volta me lo sono perso, non l'ho inserito e quindi sono andata a cercare i capi in un range di prezzo, perché io imposto sempre da A in modo che mi venga fuori soltanto i vestiti di una certa cifra, ovviamente, così sono anche più comoda, almeno non vedo roba che mi piace che poi magari costa troppo e non la posso prendere e quindi ho preso tutti i capi di altre marche che comunque non mi dispiacciono per nulla, sono molto soddisfatta. Il totale dell'ordine mi sembra sia intorno agli 85 euro o qualcosa del genere. Vi lascio qui sotto i link ai vari capi, così se c'è qualcosa che vi interessa andate direttamente su Amazon a vederlo. E basta, io chiuderei qui questo video, noi ci vediamo al prossimo, spero di avervi tenuto un po' di compagnia, spero che questi video un po' così un po' più veloci vi facciano comunque piacere e basta, io adesso questa maglia e questi jeans non me li tolgo più di dosso. E bacio a tutti, ci vediamo al prossimo video, ciao!